grazie all'associazione Sogno, di cui qui abbiamo appunto il presidente Ferdinando Cimino, abbiamo la possibilità di parlare di tematiche rivolte non solo alla comunità LGBT, che è prevalentemente qui invitata, ma alle tematiche della sessualità, dell'identità di genere e di altre che sono molto, molto, penso, importanti per noi e per voi. Lasciamo la parola al presidente Ferdinando Cimino per i saluti di rito. Ciao Ferdinando. Ciao. Conviene forse Sì. staccare il microfono. Grazie a tutti, grazie a te, grazie a tutti gli ospiti e grazie ai presenti che sono venuti qui stamattina per affrontare una discussione, un dibattito su un tema molto delicato ma sempre molto attuale che è quello dei diritti civili e delle discriminazioni. Noi ci tenevamo come associazione a portare avanti questo tema, abbiamo voluto proprio farlo dopo le elezioni politiche, proprio per evitare strumentalizzazioni, perché crediamo che questa sia una tematica da non, su cui non si debba speculare, ma una tematica da affrontare tutti i giorni, un argomento che deve essere presente nei programmi politici di tutti e nelle idee di tutti, ma non come politici, come cittadini italiani, europei e cittadini del mondo. Voglio ringraziare Liberi TV che oggi ci onora della sua presenza e trasmetterà in diretta l'evento. Vorrei ringraziare l'Associazione Unica che è accorsa numerosa a partecipare all'evento e poi tutti gli altri presenti e gli illustri ospiti che sono arrivati anche da Roma, da Napoli. Per questo abbiamo un po' tardato, ma adesso possiamo iniziare e siamo contenti di farlo. Ringrazio tutti e buona discussione. Perfetto, ringrazio davvero Ferdinando per l'introduzione molto precisa che ha fatto. Adesso vorrei fare un altro piccolo saluto a Marco Amendola del collettivo sessuale Carro di Buoi, cofondatore di Demisessuali Italiani, che ovviamente saluto e ringrazio. Poi il suo intervento ci sarà successivamente a quello degli altri relatori. Il primo intervento è quello della dottoressa Antonella Palmitesta, che è Palmitesta, scusate, psicologa, sessuologa e psicoterapeuta, presidente dell'associazione Nessuno Uguale, Diversi Insieme, che è l'associazione nazionale di psicologi per il benessere psicologico e sessuale LGBT+, identità sessuale e genere. Parlerà lei adesso di questo. Grazie per l'invito all'associazione organizzatrice. Possiamo andare avanti? Ancora? Ecco, vorrei fare un po' questo mio intervento in modo interattivo. Sapete qui tutti che cos'è l'identità sessuale? Non mi fate parlare solo a me. Dai, c'è qualcuno che non ha un'identità sessuale qui dentro? Ma è un convegno di persone non. Va bene. Tutti noi qui abbiamo un'identità sessuale. Queste sono le varie componenti dell'identità sessuale, ovvero il sesso biologico che ognuno di noi, ognuna di noi, il momento in cui nasciamo, abbiamo e non cambia, che è maschio, femmina o intersex. Pensiamo ad un uomo con una gonna in Scozia, sarebbe culturalmente accettato e passatemi il termine normale, anche se è un termine che non mi piace. Invece immaginiamo qui fuori dalla vostra università un uomo che indossa una gonna, per quanto possiamo essere liberi e aperti, uno sguardo sicuramente capita. E poi abbiamo un qualcosa di molto importante che spesso si sovrappone in modo errato, ovvero l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Okay. Per l'orientamento sessuale facciamo riferimento a quella che è l'attrazione erotico-emotiva e anche romantica, che può essere nei confronti di una persona del nostro stesso sesso, di un sesso differente, di entrambi i sessi e come poi spiegherà meglio Marco Amendola, ad oggi anche la sessuologia parla dell'orientamento degli asessuali come una variante naturale dell'identità sessuale. E poi invece abbiamo quello che è il ruolo di genere.
ovvero quanto io mi sento uomo o quanto io mi sento donna, che solitamente si forma da 0 a 3 anni e non cambia. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui nasciamo, ad esempio io, Antonella, con un sesso biologico di femmina, ho avuto un'identità di genere da sempre di donna, per cui queste due parti sono state allineate, al di là di quello che poi è il mio orientamento, non sono due parti che si sovrappongono. Invece poteva accadere che io, Antonella, con un sesso biologico di femmina, fossi nata con un'identità di genere di uomo, quindi queste due parti non erano allineate e abbiamo quella che ad oggi si chiama appunto disforia di genere. Poi sicuramente il professor Valerio su questo si soffermerà. Possiamo andare avanti? Volevo un attimo rompere quelli che sono degli stereotipi. Ad esempio, l'orientamento sessuale secondo voi è una scelta? Quanti sì e quanti no? Si sceglie di essere etero, omosessuali o bisessuali? Ok. Infatti è sempre da una parte, cioè nasciamo, ma c'è anche la parte ambientale, è un costrutto multifattoriale, non c'è nulla che determina qualcosa. Ecco perché, per dirlo con i termini di una mia paziente, se proprio dovevo scegliere, no, sceglievo di essere una minoranza. Spesso no, si dice, cioè tu scegli, è un orrore oltre che un errore. Che poi io dico minoranza esplicita, andiamo a guardare tutto l'implicito, no? Tutte quelle persone omosessuali che in realtà non si vivono fuori dalla propria stanza da letto e alcuni non si vivranno mai. Oh, l'omosessualità è un disturbo mentale? Ok. È questa cosa che ad oggi potremmo tranquillamente urlare no, almeno in quest'aula, purtroppo un po' di anni fa non era così. Infatti dal 73 viene depennato dal quello che è il manuale statistico, il manuale delle patologie psichiatriche, il DSM, e soltanto nel 93 anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice guardate che non vi è nulla da curare. Perché? Perché la stessa percentuale di avere una patologia psichiatrica di una persona eterosessuale, la stessa percentuale l'ha una persona omosessuale, per cui non c'è nulla di patologico. La psicoterapia, quindi il mio lavoro, chi fa il mio lavoro, può modificare l'orientamento sessuale? Assolutamente no. Ok, in realtà esiste un filone dei cosiddetti riparativi che vanno a far questo, tipo vi ricordate Bovia, Luca era gay ma ora sta con lei, queste fregnacce che ascoltiamo. Ora è uscito l'altro giorno questa cosa di Povia, non so se avete sentito, che vogliono far sì che Frozen diventa lesbica, ma non è, vabbè, quindi lasciamo stare. Per cui non si cura e chi cerca di curarlo non fa altro che peggiorare la vita sessuale, affettiva di una persona. Le persone transessuali, quindi quando parliamo di persone transessuali facciamo riferimento all'identità di genere che ho accennato prima, si possono curare? Ok, anche lì ad oggi siamo andati molto avanti, infatti nell'ultimo, nel DSM quinto, non si trova all'interno dei disturbi sessuali e si parla di disforia, per cui c'è una parte che dice ok va bene perché grazie a questo si hanno determinate convenzioni, altri che dicono noi siamo più per l'autodeterminazione. Vi sto facendo un po' quello che è un panorama. È vero che le relazioni tra uomini sono instabili? Quindi tutte le coppie gay sono aperte? Non sono stabili? Esatto, questo è un altro stereotipo, no? È un po' quello che poi c'è alla base di questa legge sulle unioni civili, che tranquillamente se succede un tradimento ci sta che subito, proprio perché il preconcetto è non si è fedeli e non è assolutamente così. È vero che nel mondo gay tutto è centrato sul sesso? Questo è l'altro stereotipo, no? Cioè, visti, non so se vi ricordate la De Maris, una psichiatra, psicoterapeuta, che diceva che c'era la perversione, che gay si mettevano i conigli nell'ano per godere, quindi automaticamente persona omosessuale uguale tutto basato sulla sessualità di questa persona. Anche qui sdoganiamo un altro stereotipo, un'altra paura, mi verrebbe da dire. È vero che tutti i gay sono destinati a prendere l'HIV?
Questo ce lo portiamo da lontano 85, quando c'è stato il boom dell'HIV, che si pensa appunto alla malattia dei gay. Questa cosa non è così, e vediamo ad oggi che la curva di Gauss dei dati Istat è in aumento per le persone, non solo per le persone eterosessuali, anche per le donne eterosessuali, perché prima come se le donne non potessero avere l'HIV. E c'è anche un'altra cosa molto interessante. Soltanto i maschi che fanno sesso con maschi vengono lì elencati, ma non è detto che questi sono omosessuali, possono essere persone eterosessuali che per una volta magari che hanno fatto sesso con un uomo hanno infettato o si sono infettati, quindi anche questa dicitura è molto sbagliata. Se per favore possiamo andare avanti. Tra donne si possono trasmettere IST per infezioni sessualmente trasmittibili? O tra donne possiamo tranquillamente avere a fare del sesso senza prendere patologie? Anche questo è il momento in cui, proprio l'altro giorno, ho fatto un convegno molto importante sull'HIV alla Casa del Cinema a Roma, e dopo abbiamo fatto prevenzioni, e le case farmaceutiche ci hanno fatto arrivare tantissimi profilattici, e ho detto, le donne, quindi Dental Dam, che sarebbe una pellicola che va messa sulle pareti vaginali per far del sesso orale protetto, perché anche lì tutta questa parte non se ne parla mai, per cui iniziamo a fare formazione in modo corretto. Anche le donne, anche i ginecologi dovrebbero dire ok, non darebbe scontato che quella donna l'unica paura che è avere un figlio, quindi come ti devi proteggere, per cui c'è tanto altro. Tutte le lesbiche sono emoscoline? No. Assolutamente no. Abbiamo avuto abbiamo avuto questo esempio pubblico di Eva Grimaldi, che ora viene fuori, in realtà abbiamo giocato a Burraco 6 anni fa e ho vinto, e da sottolineare, e già lei era una donna molto femminile ma lesbica, per cui anche questo non è vero. Si può essere lesbica e mamma? Anche questo, cioè, qui sottolineo ancora una volta che si può essere buoni genitori omosessuali, buoni genitori eterosessuali, perché nell'orientamento sessuale, nell'identità di genere assolutamente influenza quella che è la competenza genitoriale. L'omosessualità è trasmissibile ai figli? Questa è proprio una cavolata, cioè voi pensate che le prime richieste, le ricerche che si sono fatte, la domanda era ma allora trasmettiamo l'omosessualità se i bambini e le bambine vengono cresciute in una coppia omosessuale? Questa cosa non è vera, basta guardare ad oggi, tutte le persone omosessuali sono figli e figlie di coppie eterosessuali. E tra l'altro questa cosa è molto interessante, nel mio studio solitamente io lascio un quarto d'ora tra una persona e l'altra per la privacy, per non farli incontrare. Soltanto poche volte mi è capitato che si sono accavallati, e una volta uscendo dal mio studio un uomo un po' più delicato, non mi piace il fine femminile, un po' più delicato, questo uomo invece estremamente binario, verrebbe da dire eterosessuale, ho fatto quella seduta e quella successiva sul fatto ma io che mi siedo qui ho toccato la porta, mi sono infettato, cioè ancora abbiamo queste paure che mi verrebbe non so se ridere o piangere. I gay sono sensibili e amano l'arte. Questa è la cosa che spesso, no, ma io non sono contro i gay assolutamente, ho degli amici omosessuali, oppure sono così bravi a disegnare, che c'entra? Già lì c'è uno stereotipo alla base. Tutti i gay fanno sesso anale? Solitamente si pensa al modello idraulico, ma questo avviene anche nella coppia etero, non è assolutamente così, ci sono persone che prediligono il sesso orale. Tra l'altro chiariamo, chi fa sesso orale attivo, chi lo riceve passivo, perché spesso si pensa il contrario. Non è così, ci sono tante sfumature della sessualità e non per questo dobbiamo dire che allora non fai del sesso. Il sesso ha mille sfaccettature sia nella coppia omosessuale che nella coppia eterosessuale. E poi questa, guardate, quando faccio supervisione è una cosa assurda, anche gli stessi colleghi. Ok, ho avuto una coppia studio omosessuale, ma
devo ben capire chi fa la donna e chi fa l'uomo. Cioè, sono anche gentili, perché solitamente chi è passivo e chi è attivo, cioè, siamo a questi livelli. Non è così sia nella coppia omosessuale che nella coppia eterosessuale. Non è detto che per forza sempre uno deve avere il ruolo di iniziare e l'altro di ricevere. Anche perché io, nella mia ironia, spesso dico: non importa con chi vai, ma importa con chi vieni, in modo molto simpatico, no? E poi c'è l'ultima, io vi ringrazio di essere qui, perché io sono a Roma ma le mie origini sono pugliesi, per cui come ho visto il mare ho iniziato a respirare, e sono contenta che oggi qui parliamo di questi argomenti molto importanti ma anche poco discussi. Ecco perché concludo ricordandovi che ogni persona che incontriamo sta combattendo una battaglia, per cui ricordiamoci di essere gentili sempre. Grazie per l'attenzione. Io ringrazio davvero la dottoressa Antonella Pagliatesta per l'intervento davvero importante. E mi pare che Marco vuole fare un piccolo ringraziamento, ma commento. Le accolgo la parola. Allora, volevo ringraziare l'associazione RDU per la presenza qui numerosa, che ci, diciamo, con cui collaboriamo da tempo. Perfetto, adesso c'è il microfono al professor Paolo Valerio, che è ordinario di psicologia clinica all'Università di Napoli Federico II, che da anni si occupa di ricerca e clinica nell'area dell'identità di genere. Grazie. Soprattutto per avermi di nuovo invitato ad essere qui con voi. Prendendo un po' spunto da quello che ci ha detto Antonella, io continuerò un po' e mi soffermerò soprattutto sulle varianze di genere. Volevo fare solo un commento al discorso di Antonella prima, che è stato molto interessante. Chi fa l'uomo, chi fa la donna, no? Cioè, in realtà tutto questo ci dice che in qualche modo ci muoviamo ancora in un mondo che è connotato fortemente di un'ideologia che possiamo chiamare patriarcale, genderista, eterosessista, eteronormativa, ma soprattutto, diciamo, in un contesto in cui il vero tabù è la femminilizzazione del maschio, perché appunto Antonella prima faceva riferimento alla Scozia e al kilt, però se io fossi venuto qui oggi con un bellissimo kilt, molto elegante pure, credo che i nostri amici sarebbero un po' imbarazzati, detto: professore, ma lei ci fa fare brutta figura alla televisione, viene col kilt, viene con la gonna, cioè, come dire, mentre invece oggi una donna può indossare l'abito che desidera, vuole, ma il maschio non può mai consentirsi di, diciamo, andare contro quelli che sono degli stereotipi, pensando quanto tutto questo cominci proprio nella più tenera età rispetto ai giochi, no? Un maschietto non piange, gioca col fucile, e se fa qualcosa di diverso fa la femminuccia, e sappiamo bene che non ha lo stesso valore dire a un maschio, a un ragazzo, non fare la femminuccia, e dire a un ragazzo non fare il maschiaccio, perché dire a un ragazzo non fare la femminuccia, se proprio andiamo a Napoli, a Secondigliano, nel quartiere di Gomorra, in realtà non dico non fa la femminuccia, un fau femminel, ed è, diciamo, un qualcosa che certamente non è così facilmente accettabile. Abbiamo fatto una ricerca nell'educativa sociale di Secondigliano, dove su 60 ragazzi droppati dalla scuola, 6 rappresentati femminella e 3 masculone. Bene, le 3 mascolone avevano tutti i diritti, e guai chi si permetteva di toccarle, giocavano a pallone e potevano con i ragazzi in qualche modo interagire, interloquire. I 3 femminella devono fingere di amare il pallone, o devono fingere di essere diversi, perché altrimenti sarebbero stati picchiati. Ecco, quindi, come dire, penso che Antonio ci abbia aperto tutti questi aspetti su cui potremmo riflettere insieme. Perché appunto il mio titolo, Dai corpi rinnegati al riconoscimento dei diritti, e forse ecco, lo potremo vedere un po' insieme, quello che, come si sviluppa tutto questo pensiero. Andiamo avanti. Tutti voi sapete ormai che il termine transgender è un termine che
riconosciuto dalla letteratura scientifica. Quello forse che pochi ricordano è che in realtà non è un termine che nasce nel mondo medico, ma è un termine che è nato dal mondo degli attivisti. Fu Virginia Prince, un'attivista americana, la quale appunto coniò questo termine, che poi è stato utilizzato anche dalla letteratura scientifica. In realtà, quando parliamo di transgender, parliamo come di un termine ombrello che al suo interno contiene anche molte altre possibilità identitarie. Noi abbiamo recentemente pubblicato le linee guida dell'EPA, l'EPA, l'American Psychological Association, per gli psicologi che lavorano con persone, e la denominazione che l'EPA ha individuato è persone transgender, gender non conforming. Perché quindi io mi soffermo su questo tipo di definizione? Perché se io dico questo sto già in qualche modo assumendo una posizione che è una posizione anche scientifica e anche delle ideologiche, in quanto io sto parlando appunto del transgenderismo come una delle modalità con cui può esprimersi il genere e non come una patologia mentale. Andiamo avanti. Nell'ambito delle persone gender variant, transgender, abbiamo le persone transessuali, M2F, F2M, a seconda che si parla di persona maschio femmino, femmina maschio, che di solito chiedono trattamenti ormonali o chirurgici per femminilizzare e mascolinizzare il proprio corpo. Abbiamo poi crossdresser, che appunto indossano abiti che sono in qualche modo associati al genere opposto, ancora alla nascita, gender queer, che segnano appartenere al genere maschile o femminile e che in realtà, diciamo, soprattutto rifiutano il binarismo di genere, che in realtà il vero problema è proprio questo. Cioè, noi abbiamo nel tipo di cultura che appunto abbiamo definito patriarcale, genderista e eterosessista, diciamo solo due caselle in cui poterci inquadrare, M, F, e tutti quelli che non entrano in queste caselle hanno difficoltà a trovare una posizione identitaria. Vedremo un po' meglio questo andando avanti. E poi da King e drag queen, che sono appunto le persone che usano abiti al genere opposto, adottando atteggiamenti per maschili o per femminili, di solito in performance teatrale, musicali e così via. Questo tutto nel contesto nordamericano. Avanti. I diritti. Tutto questo persone chiedono che vengano riconosciuti i loro diritti. Abbiamo già detto che non parla di malattia mentale, anche se però in realtà vedremo che sono ancora inquadrati nel DSM-5 in un capitolo che riguarda le malattie mentali. E vedremo anche il tipo di raccomandazioni che danno gli Stati membri dell'Europa rispetto a tutto questo, già dal 2009. Quindi proibire le discriminazioni a campo dell'identità di genere. Voi avete chiaro il concetto di identità di genere, no? Antonello ha accennato, quando noi parliamo di identità sessuale dobbiamo sempre immaginarci come una grande torta, una grande pizza, insomma, nell'ambito della quale abbiamo il corpo bio, che ha a che vedere anche però con i geni, che ha a vedere col cervello, che ha a vedere con i genitali maschili e femminili, con gli ormoni, ma diciamo non basta il corpo a definire l'identità sessuale di una persona, sapendo anche che tutta una serie di persone possono avere problemi rispetto anche al corpo, rispetto all'identità sessuale. Penso a bambine e bambine con genitali, vedete come il linguaggio acquista sempre un valore anche politico, perché io potrei dire, come dicono i medici, con genitali ambigui, o dire invece come preferiscono gli attivisti e come io stesso direi, con genitali atipici. Se parliamo di atipia non diamo nessun valore, se parliamo invece di ambiguità già diamo un valore. E sappiate che questi bambini e bambine sono una percentuale più o meno simile a quella delle persone con i capelli rossi che voi conoscete, cioè nascono da 1 a 1.500, 1 a 4.500 nuovi nati, con difficoltà a poterli assegnare la nascita a un genere MF. In alcuni paesi, la Germania, già dall'anno scorso c'è una terza casella che consente appunto di poter definire questo. L'altro aspetto di cui dobbiamo tener conto per l'identità sessuale, l'identità di genere, quanto maschio e femmina mi sento, e poi il ruolo di genere.
quali sono i comportamenti che io assumo per confermare a me stesso e agli altri il genere di appartenenza. Qui sono molto stereotipati e sono molto anche legati al contesto in cui noi ci viviamo. Il quarto elemento è quello di cui ha prima parlato Antonella molto bene, l'orientamento sessuale. Quindi sono questi quattro fattori che dobbiamo tener conto. E quindi in realtà rispetto all'identità di genere bisogna proibire ogni discriminazione. Andiamo avanti. Promulgare legislazione contro i crimini d'odio. Sapete che in Italia in realtà i crimini d'odio, se hanno a che vedere con etnia e religione, hanno un riconoscimento di un aggravante, se hanno a che vedere con orientamento sessuale e identità di genere non c'è nessun aggravante. E quindi questo è uno degli aspetti con cui bisogna anche combattere per poter dare e riconoscere a tutte le persone pari opportunità e pari diritti. E sviluppare appunto procedure trasparenti legate al cambio di nome e di sesso delle persone transgender, sui certificati di nascita, carte d'identità e altri documenti simili. In Italia fino a 2-3 anni fa tutto questo era regolamentato da una legge che prevedeva la possibilità delle persone di poter cambiare il genere anagrafico solo a patto che si sottoponessero a interventi di riassegnazione chirurgica del genere, cioè quegli interventi che sono interventi definiti da alcuni genital cuttings, che in qualche modo hanno a che vedere anche se sono altro registro con le persone intersessuali, perché in realtà i bambini intersessuali hanno anche loro un dramma, cioè quello che c'è qualcuno che alla nascita decide per loro, visto che c'è una ambiguità dei genitali e visto che abbiamo anche il bisogno di entrare tutto nella norma, in realtà per quei maschietti che nascono per esempio con sindrome di Morris, che è caratterizzata da insensibilità al testosterone, quindi sono maschietti XY che però nascono con testicoli ritenuti e micropeni, si propone subito un bel intervento chirurgico, si eliminano i testicoli, si eliminano i micropeni e si costituisce una neovagina. Cioè, come dire, viviamo ancora una cultura in cui diciamo non si accetta, non si tollera un maschio incompleto, ma poi è un buco, quindi con un atteggiamento certamente poco rispettoso della dignità della persona. Andiamo avanti. Ecco, abolire la sterilizzazione forzata, no? Cioè, come dire, fino a che la Cassazione con due sentenze e poi la Corte Costituzionale non si sono espressi, i tribunali consentivano sia alle persone di poter ottenere il cambio anagrafico a patto che la persona si fosse sottoposta a interventi di riassegnazione chirurgica del genere. Cioè, se era un maschio doveva eliminare testicoli e pene, se era una persona F2M, utero, ovaio, e questa in realtà è un'altra costrizione che per fortuna in Italia, benché la legge non sia cambiata, i tribunali però in base alle due sentenze stanno modificando le loro decisioni. Anche come diceva Antonella, non tutti i tribunali in Italia riconoscono questo o fanno fatica a riconoscere questo. Avanti. E l'altra cosa importante è che in tutti i paesi tutte quelle che sono le pratiche mediche e chirurgiche per consentire alle persone con disforia di genere di vivere in modo sereno siano garantite dallo Stato. Avanti. E rimuovere anche tutte le restrizioni sul diritto delle persone transgender a restare all'interno di un matrimonio esistente. Perché questo è importante? Perché fino a qualche tempo fa la persona transgender che gli ha riconosciuto il diritto a cambiare il genere e a cambiare il nome all'anagrafe, però vedeva sciolto di fatto il vincolo matrimoniale, creando disastri perché le persone si amavano benché fossero cambiate le identità di genere. Quindi vedete, tutti sono aspetti che dobbiamo comunque considerare. Avanti. E soprattutto non parlare mai per loro, ma far parlare loro, far parlare persone gay, lesbiche, transgender, asessuali, cioè che non ci sia sempre l'esperto che decida per loro. E questo è vero per tutti, penso anche alle persone con disabilità,
c'è stato un bellissimo convegno alla Mezza Terme la scorsa estate, appunto per parlare del diritto delle persone disabili ad avere una vita sessuale degna, e una delle possibilità è quella di promuovere una nuova figura professionale, l'assistentato sessuale, che pone interrogativi, però in qualche modo non deve essere mai tutto questo legato soltanto al senso che il sesso è peccato e sporco, che la persona disabile non possa essere libera e autonoma, sapendo che anche loro hanno una vita sessuale. Io insegno, tra gli altri corsi, un corso di tecnici ortopedici, e le giovani allieve raccontano che quando vanno a casa di persone con gravi disabilità, le madri, per evitare l'imbarazzo, che si sa che i ragazzi possono eccitarsi e quindi creare problemi alla giovane allieva, masturbano i loro figli. Quindi, come dire, è qualcosa di triste che questo debba accadere ancora in Italia, e non c'è ancora una legge, anche se appunto le persone con disabilità hanno promosso, cercato di far promuovere una legge. Speriamo che i tempi politici in cui ci muoviamo non siano ancora più scuri di quelli precedenti, ma se penso all'impegno anche di Antonio Saffiotti, che è un vostro contemporaneo di Lamezia, per questo, in quest'ambito, credo che bisogna mai smettere di lottare avanti. E soprattutto poi formare i professionisti della salute, ma direi non tanto i professionisti della salute, ma tutti. Io ho accettato con piacere di venire qui, anche se non è stato semplice, uno sforzo, perché penso che l'università sia, rispetto alla vostra generazione, il primo ente, la prima istituzione che debba in qualche modo parlare di queste questioni. Antonella ve l'ha accennata rispetto ai pregiudizi, e noi sappiamo che per poter combattere un pregiudizio è abbastanza semplice e banale, basta parlarne, basta in qualche modo sfatare quelle che sono tutte gli stereotipi soggetti al pregiudizio, e soltanto se avviene questo non abbiamo poi la trasformazione, la nascita da questa bella coppia di pregiudizi e di stereotipi dello stigma, cioè la deumanizzazione della persona, per cui a quel punto la puoi insultare, la puoi disprezzare, e se si tratta anche di un figlio gay o di una figlia transgender, cacciarla di casa. Andiamo avanti. Cos'è il Blue Party? Il Blue Party è la World Professional Association for Transgender Health, cioè è un'associazione internazionale che ha al suo interno tutti i professionisti che nel mondo si interessano di queste questioni. E cosa ha detto tutto il Blue Party? Ha ribadito l'importanza di depsicopatologizzare le varianze di genere. Cioè, anche se le persone con transgenderismo sono ancora nel DSM-5, che è poi il manuale diagnostico statistico delle malattie mentali, considerate tra le patologie non più come DIG, disturbo dell'identità di genere, ma come disforia di genere, ma il WPATH raccomanda sempre più che venga portata avanti una campagna di depatologizzazione. Quindi, diciamo, le espressioni caratteristiche di genere, incluse l'identità, che non sono stereotipicamente associate al sesso della nascita, non devono essere giudicate patologiche o negative. E in realtà, appunto, se noi le consideriamo in questo modo, facciamo che creano uno stigma e aumentiamo anche il rischio di salute mentale. Quindi, come dire, intervenire in quest'ambito ha il grande vantaggio, anche dal punto di vista di uno Stato, di ridurre le spese sanitarie. Perché in realtà vivere da persona gay, da persona lesbica, da persona sessuale, da persona intersessuale, da persona transgender, in contesti in cui vige stigma, pregiudizio e soprattutto l'aura intorno di un rischio di patologia, fa sì che queste persone siano vittime di disturbi mentali, quali depressione, ansia, aumento del rischio di uso di droghe, aumento del rischio di tentato suicidio. Come voi sapete, dolorosamente accade a molti ragazzi che in classe, quando sono oggetto di bullismo omotransfobico, manifestano il disagio spesso con un gesto così clamoroso. Quindi, come dire, è anche interesse della comunità. E una cosa molto importante vorrei segnalarvi è che da circa 4-5 mesi l'Istituto Superiore di Sanità ha attivato un centro di medicina di genere specifica, che
affronta proprio tutto quello che ha a che vedere con la salute delle persone gay, lesbiche, trans. Ed è molto importante che sia l'Istituto Superiore di Sanità, perché è quello che in qualche modo poi indirizza, dirige tutte le politiche sanitarie del nostro paese, quindi che se ne cominci finalmente a parlare è qualcosa di molto importante. Andiamo avanti. Avanti. Perché c'è stato tutto questo bisogno di depatologizzare? Forse voi non sapete, ma esiste il manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali, che è stato prodotto dall'American Psychiatric Association, che viene utilizzato per identificare tutte le malattie mentali possibili e immaginabili, affinché in tutto il mondo si usino gli stessi termini per poter disegnare un problema di tipo mentale e poter quindi pubblicare articoli scientifici, fare anche sperimentazione farmaci, in modo che sia sempre univocamente riconosciuto il problema. E quindi una Bibbia, dice Migone, con tutta una serie di anche limiti, ma io non vorrei parlare di limiti, ma vorrei parlare di cosa il DSM-5 ha fatto. Avanti. Ha recepito alcune importanti indicazioni. La prima, che la non conformità di genere non è per di sé un disturbo mentale, e che però il problema è che in alcuni paesi, se non c'è una diagnosi, come si fa a intervenire? Non tanto nel nostro paese, dove c'è un sistema sanitario nazionale, ma pensiamo a paesi in cui sono le assicurazioni private che pagano. Se non c'è è soltanto un capriccio, è un fatto di cosmetica, potrebbe essere il naso o il seno o qualcosa che non piace, o è un bisogno della persona per avere un benessere psicofisico. E quindi, come dire, è stato lasciato per ora nel DSM-5 questo aspetto di patologia come la disforia di genere, anche se l'IC-11, quello che invece è il manuale dell'Organizzazione della Sanità, non parlerà più neanche in questi termini, ma parlerà, come vedete, di gender non conformity. Avanti. Quindi la diagnosi è mantenuta, però si cambia nome, disforia di genere, e diciamo anche su altri aspetti, però forse andiamo avanti, se nel tempo non riusciamo per leggere tutto. Avanti. Ecco, l'IC-11 in qualche modo considera che mettere insieme tra stigma, accesso alle cure, cioè essere transgender ed essere persona con salute mentale, è un doppio carico che può dare alle persone un ulteriore problema di salute mentale. Avanti. E quindi diciamo, la diagnosi legata non ha basi scientifiche certe approvate, ma questo non è soltanto vero per l'identità di genere, ma anche per l'omosessualità. Cioè, non so se voi sapete, ma quando l'EPA decise di depatologizzare l'omosessualità, non lo fece sulla base di ricerche scientifiche che dimostravano che l'omosessualità non è una malattia mentale, sulla base di un questionario. Perché in realtà, quando un genitore mi chiede: e professore, ma mio figlio è gay, come mai? E dico, boh. O quando una mamma mi dice: professore, mio figlio è trans, anzi, mi dice: professore, professore gay sì, trans no, perché finalmente si sta cominciando un po' a togliere lo stigma sull'essere gay. E come mai, di chi è la colpa? E io dico, ma boh. Ma non perché non sia uno scienziato e non sia una persona preparata e formata, perché in realtà quando noi parliamo di queste questioni dobbiamo sempre immaginarci che non dobbiamo mai mettere insieme in contrasto natura e cultura, corpo, geni e contesto culturale, ma noi siamo il prodotto della stretta, complessa interazione di quello che siamo come corpo e di quello che è il contesto sociale all'esterno fa sì che noi diventiamo. Anche due gemelli monozigoti, che sono gemelli e monozigoti, quindi immaginiamo che abbiano lo stesso patrimonio genetico. Bene, se voi cominciate a pensare quanto il vissuto, l'esperienza della vita è importante rispetto al nostro procedere nella nostra vita adulta, e se pensate che il primo ci mette un po' più fatica a nascere,
perché il canale del parto è ancora chiuso. Il secondo, trovo già il canale del parto aperto. Come dire, già la seconda persona possiamo ipotizzare che è meno a rischio di disagi emozionali, perché in realtà, diciamo, il momento del parto è il primo vero momento con cui, come esseri umani, ci confrontiamo col cambiamento. Cioè, da quel momento in cui, finché eravamo nel ventre materno, vivevamo una situazione di non bisogni, perché ci viene tutto dato dal rapporto con la madre, invece cominciamo a sperimentare caldo, freddo e così via. E vedete, d'altra parte, voi sapete bene, o dovreste sapere, che quando parliamo di stress, non è tanto importante a determinare lo stress l'entità del fattore stressante, cioè, ma la capacità del singolo di rispondere allo stress, che è diversa da tutti noi. Cioè, quindi noi siamo tutti uguali come esseri umani, ma come ci dicono i mondi digitali, siamo tutti diversi e non c'è nessuno che sia uguale all'altro. E quindi noi diventiamo quello che siamo attraverso la stretta interazione tra corpo, bio, cervello, cure affettive, cure sociali, contesti in cui viviamo, e questo determina la personalità e determina l'orientamento sessuale, l'idea di genere. Avanti. Ecco, allora mostriamo un video. Ora, per il video è molto illustrativo di quello che poi è l'interrogativo che spesso ci poniamo, no? Come si diventa una bambina? Come si diventa un bambino? Questo appunto è cosa si diventa una bambina. Avanti. 6 years ago, I gave birth to my first and only child. A boy. When he was 2 years old, my son began insisting on wearing only pink clothes. Preferably one with lots of sparkles and ruffles on them. When he turned 3, he begged me to buy him some dresses and let him grow his hair long. That made the grandparents a little nervous, but we went with it. Why is she a fairy? She's a princess. Because fairies are magic and princesses don't. That's the difference. And also, they can't fly and they can't. Fairies fly and princesses walk. And then one day, in a conversation that I kind of knew was coming, but it still knocked the wind out of me, my child told me that he was actually a girl. Not a boy. He looked me in the eyes and told me something had gone wrong in my tummy that made him come out as a boy instead of a girl. He wanted me to put him back. He begged me to put him back, to fix this mistake. He was 3 years old. I spent the following year resisting, trying to present alternatives. I told my child over and over again that he could continue to be a boy and play with all the Barbies he wanted and wear whatever he liked, dresses, skirts, all the sparkles money could buy. But my child said no, absolutely not. She was a girl. What are your favorite things to play with? My princess things. Your princess things? Why do you like princesses so much? I just kind of do. Do you think it's okay for boys to like princesses? I thought I'm a girl. After 12 long months of both myself and my child miserable, I finally let my little boy go. Goodbye. We switched to female pronouns and told our family and friends that she was a girl now. She wanted a new name, a girl name. At first, she picked Rainbow.
I was relieved when she changed her mind and named herself after her aunt. So now I have a girl. Taco Princess. A daughter. Actually, I need to hear about how spaceship flat. A really happy daughter. I adore my daughter. But sometimes I look at photos of my baby boy and I miss him so much. This probably sounds crazy, but sometimes I wonder where he is. It's like he was a dream I had one night, and then morning came and I woke up and he was gone. And now there's this little girl in this place telling me that the boy was just a dream. Just someone I imagined. As far as she is concerned, there never was a boy. Can you explain that to me one more time? What's the difference between you and Holly? He was a penis. I'm a girl with a penis and she's a girl with a vagina. You're a girl with a penis and she's a girl with a vagina? Yes. So now that I have a daughter and a son, what does this actually mean for her? And for me as her mother? Other than letting her wear pretty dresses and using different pronouns, what has actually changed? What does this newly minted girl need to know? What do I need to teach her about how to be a girl? Girl alien does all the work, while the boy alien is playing me. Do I even know how to be a girl? The girl also has blue and purple spots. And if a girl can be a senator or an astronaut or a plumber, if a girl can wear pants and have short hair, if a girl can even have a penis, what is a girl anyway? Who gets to decide if you're a boy or a girl? Me! Bene. Penso che con questo video uno potrebbe già chiudere tutto il discorso, no? Prima il discorso dell'autodeterminazione, no? Che è uno dei principi anche della nostra Costituzione, insomma, no? Dobbiamo poterci essere liberi di poter determinare il nostro futuro. E poi l'interrogativo che pone, che significa oggi essere uomo, essere donna? Nel momento in cui vogliamo rompere degli stereotipi. E lì la madre si interroga, insomma, no? Come vedete è qualcosa che in qualche modo ha a che vedere con quindi, la cultura. Il compito che avevo era anche quello di parlarvi della carriera alias. Perché è importante che gli Atenei, tenendo conto quindi non più della patologia, tenendo conto dell'importanza di offrire a tutti pari opportunità e pari diritti, dello studio, che si attrezzino e modifichino i loro statuti per consentire alle persone transgender di poter frequentare l'università in modo sereno. Perché abbiamo detto che lo stigma, tutto quello istituzionale, cioè quello che è legato a mancanza di leggi, può far star male le persone. Noi abbiamo avuto degli studenti, pardon, studentesse a questo punto, per usare un linguaggio anche giusto e corretto, M2F, le quali si sono ritirate dall'università perché avevano un aspetto femminile, avevano in qualche modo bisogno di essere riconosciute come ragazze, però quando andavano a presentarsi all'esame in base alla carta d'identità o in base al libretto universitario, venivano chiamate all'appello al maschile, creando molti problemi. Bene, l'Ateneo ha, insieme all'Ateneo di Pisa, insieme all'Ateneo di Torino, insieme all'Ateneo di Firenze, di Bologna e tanti altri, creato quello che noi chiamiamo carriera alias, soltanto per quelle sulla carriera alias,
Cioè, come dire, consentire allo studente di poter, durante la frequenza all'università, potersi essere conosciuto come nel genere che in qualche modo è in sintonia con il genere percepito. Noi ne abbiamo tanti, noi, 7 studenti, tra studenti e studentesse. Ma perché questo è importante? Perché è importante questo? Ma è importante perché l'Ateneo vuole ribadire la sua identità come un Ateneo realmente inclusivo. Quando parliamo di inclusione, parliamo di due processi che in qualche modo sono finalizzati, non chiedendo all'altro di modificarsi, ma modificandosi. Io sono tra l'altro anche delegato del rettore per la disabilità. È un termine che trovo orrendo, odioso, è portatore di handicap, che anche purtroppo alcune leggi. Perché è un brutto termine portatore di handicap? Perché nessuno si porta l'handicap addosso. L'handicap viene creato dal contesto. Se sono uno studente su sedia a ruote e devo fare l'esame a Napoli, non in una bella facoltà come la vostra, che è tutta moderna e sono certo che le barriere sono tutte abbattute con le architettoniche, ma in un edificio del centro storico, quarto piano, se non c'è una rampa di accesso che consente al ragazzo con le ruote di andare a prendere l'ascensore, se non c'è l'ascensore che funziona, quel ragazzo certamente ha un impedimento, ma non se l'è creato lui, è il contesto. Allora, come dire, quanto è importante che gli Atenei si rendano conto di questo, e in qualche modo nella regione Campania c'è stato anche il Consiglio regionale che ha approvato una mozione appunto invitando tutti gli Atenei della Campania a creare l'opportunità per gli studenti con transgenderismo di vedersi riconosciuto. È una cosa molto importante, e è importante anche voi come studenti, lottiate per questo, per facilitare l'accesso a vostri colleghi o colleghe che potrebbero sentirsi invece stigmatizzati e sentire che non possono esprimere se stessi. E quindi con questo augurio, con questo invito, io sono disposto a tutte le domande che volete farmi dopo. Grazie. Ringraziamo il professor Valerio per l'intervento lungo però articolato, cioè interessante. Adesso passo la parola a Ivano Rico, che oltre a essere dottorando di Spezia ha ricoperto in passato la carica di segretario di Eustarchicae Cosenza, nonché ricercatore in ambito LGBTQ, le quali ricerche sono ancora in corso. Infatti lui parlerà proprio oggi del binarismo di genere o binarismo sessuale. La parola ad Ivano. Questo funziona. Dovrebbe funzionare. Io volevo fare solo una precisazione prima di passare la parola a Ivan, perché volevo ritornare un attimo sulla questione dello stigma e degli stereotipi. Federico, se vuoi puoi avvicinarti un attimo qui o comunque apriremo dopo il dibattito. Lo volevo fare adesso perché non mi posso fermare fino alla fine, ma ci tengo solo a chiedere Ti do il microfono. Una piccola precisazione. Avvicinati il microfono per la registrazione. Quando sono stati delineati quegli aspetti sullo stigma, abbiamo visto in uno di quei punti che si chiedeva: le persone omosessuali sono persone che vivono la propria vita dedicandosi solo al sesso? Ovviamente è un'osservazione legittima. Perché? Perché una società eterosessista, maschilista, ha sempre visto l'esercizio ha relegato gli omosessuali in una dimensione esclusivamente di vizio, di esercizio e di pratica. Però io sono una persona omosessuale e voglio dire anche una cosa a riguardo, e approfitto dei relatori per aprire questa riflessione, perché altrimenti si rischia politicamente di commettere un errore che è controproducente alla causa di rivendicazione, ed è questo. Io sono una persona omosessuale e sono ben felice di sottolineare che la sessualità è un aspetto rilevante del mio modo di essere. Quando noi diciamo che le coppie omosessuali
vivono una dimensione anche affettiva, attenzione, che non vogliamo dire che noi persone omosessuali cerchiamo di vestire dei panni che sono socialmente accettati in termini di ruoli, perché non esiste un modo normativo corretto di essere omosessuali. Era solo come anche tutte le lesbiche sono mascoline. Certo che no, però non è che se una lesbica è mascolina è un problema e se è femminile non lo è. È semplicemente che ognuno deve essere se stesso e la sessualità, forse anche gli eterosessuali dovrebbero interrogarsi sulla sessualità. E i gay l'hanno fatto per molto tempo. Grazie Federico. Ok, adesso passiamo la parola ad Ivan, perché altrimenti... Sì, per forza devo, perché altrimenti i tempi già sono stati ampiamente sforati. Vedi se funziona quello? Sì, pare che funzioni. Metti questo di là. Allora, cerco di essere breve perché altrimenti, insomma, ci dilunghiamo troppo. Allora, io vorrei riprendere il discorso che stava facendo il professore Paolo Valerio in relazione appunto alla questione del binarismo chiarire meglio appunto questo concetto e parlare di queste identità che sono delle identità che possiamo definire antibinarie. Allora, innanzitutto, che cos'è il binarismo? La questione diciamo del binarismo, quindi dal punto di vista ideologico, viene a tematizzarsi questa lettura all'interno di quelli che sono gli studi cosiddetti queer. Per chi non lo sapesse, gli studi queer sono un ambito di studi che nasce poi, no, all'interno del movimento LGBT ed è, diciamo, una teoria e molto spesso anche una prassi politica che è incentrata a una critica dei costrutti ideologici, identitari, quindi una critica permanente, decostruttiva, che mira a fare che cosa? A mostrare anche la relatività di ogni asserzione e anche i meccanismi di potere che stanno dietro molto spesso a alcune dinamiche. Allora, all'interno di questi studi si è tematizzato ampiamente anche il tema, come anticipavo, del binarismo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella nostra cultura esiste questa tendenza, a cui accennava prima il professore, che è quella di in qualche modo polarizzare le identità sessuate e quindi distinguere le identità sessuate in maschio, femmina e dal punto di vista dell'orientamento sessuale gay, omosessuale. Allora, questo è omosessuale, eterosessuale, scusate. Da questo punto di vista, diciamo che tutte quelle identità che non rientrano in questa distinzione rischiano di in qualche modo venire a essere marginalizzate, come molto spesso accade, e dunque c'è bisogno anche di un discorso che miri un po' ad articolare meglio questo ragionamento. Diciamo che una delle critiche che è stata fatta anche a questa tendenza binaria della nostra cultura è anche quella di in qualche modo riprodurre delle gerarchie, no? Perché anche la distinzione maschio-femmina, così come quella omosessuale eterosessuale secondo alcuni studiosi, in qualche modo è stata al servizio di alcune categorie dominanti, no? Per esempio la complementarietà del femminile rispetto al maschile molto spesso si è costruita in una relazione che è una relazione di dipendenza rispetto al maschile, e quindi in qualche modo questi due poli rappresentavano da un lato il positivo, il maschile come positivo, dall'altro il femminile come tutte quelle qualità, diciamo, squalità, diciamo, quelle qualità negative che in qualche modo venivano connotate in questo modo dalla società. Allo stesso modo, diciamo, perlomeno all'inizio della definizione, quando nasce la definizione omosessuale nasce all'interno della scienza medica e nasce, come diceva Foucault, in termini comunque medicalizzanti, patologizzanti, no? Per cui l'omosessuale
si affaccia sulla scena pubblica come un malato. Poi questo termine viene risignificato soprattutto dall'attivismo LGBT e dunque si giunge a rivendicare appunto uno spazio per l'omosessualità. Però diciamo la critica antibinaria mette in risalto come queste categorie rigide molto spesso nascondevano e a volte nascondono ancora delle forme di subdole di gerarchizzazione, di inferiorizzazione dell'altro. Diciamo un primo esempio di rimessa in discussione anche di questa categorizzazione, anche dal punto di vista tematico dell'attivismo che si è portato avanti, è quella della bisessualità, perché molti attivisti bisessuali, per esempio, hanno contestato questa distinzione rigida, soprattutto negli Stati Uniti, e hanno criticato quello che viene visto come una cultura monosessuale. Dunque, la critica degli attivisti bisessuali è stata una critica che in qualche modo mirava a diciamo, decostruire tutta un discorso intorno appunto alla bisessualità, tendenzialmente bifobico. Il concetto di bifobia è simile al concetto di omofobia e ha a che fare con un discredito, diciamo, culturale della bisessualità, vista come qualcosa di negativo. E questo atteggiamento, diciamo, bifobico, che ha alle spalle appunto questa lettura monosessuale, per cui una persona può essere attratta soltanto da un genere e non da entrambi i generi, diciamo, si manifestava in molti aspetti, no? Per esempio in una serie di asserzioni rispetto alla bisessualità. Molto spesso la bisessualità viene vista come una fase, no? Diciamo che questa visione della sessualità come una fase, come qualcosa che poi passerà, in realtà ha anche una sua, diciamo, caratterizzazione anche nella letteratura, perché diciamo, pensiamo anche agli studi freudiani. Freud riteneva che ciascuno di noi si specializzasse in qualche modo, poi non facesse una scelta inconscia da un certo punto di vista rispetto al proprio orientamento sessuale, ma si partisse tutti quanti da una base comune, che era quella del polimorfismo perverso del bambino, no? Che aveva a che fare proprio con una pulsione sessuale indifferenziata che ci caratterizzava tutti. Però poi a un certo punto si rientrava comunque in uno schema binario in cui poi o si diventava eterosessuali o omosessuali. Allora, questa visione, diciamo, della bisessualità come qualcosa di appunto un incompiuto, qualcosa che c'è in nuce ma poi non si sviluppa come orientamento definitivo, molto spesso rimane anche nel senso comune. Un altro aspetto relativo alla bisessualità è quello di vedere molto spesso le persone bisessuali come confuse, no? Cioè, magari una persona confusa, ha bisogno di tempo per chiarire il suo orientamento sessuale, e questa cosa ovviamente ha come effetto che cosa? Quello di vedere la bisessualità come una, implicitamente come una forma di problematicità del soggetto, no? Qualcosa che va risolto, non qualcosa che è intrinseca alla soggettività. A questo corollario, per esempio, fa capo anche l'idea dell'inaffidabilità del bisessuale, perché se il bisessuale è confuso, necessariamente è anche inaffidabile, nel senso che è un soggetto col quale non si può costruire niente in quanto non ha chiare le sue stesse dinamiche interiori. E ancora, anche all'interno, per esempio, della comunità LGBT, noi vediamo come c'è un gruppo di persone che ritiene, per esempio, le persone bisessuali come represse, quindi sostanzialmente delle persone, non delle persone autenticamente bisessuali, quindi diciamo che sentono questa cosa, hanno questo orientamento sessuale, ma come dei gay che non si vogliono dichiarare e dunque in qualche modo ancora una volta producendo una forma di invisibilità delle persone bisessuali. Sì, sì, ma perché in effetti poi ne parlerai meglio tu con la sessualità, diciamo che alcune dinamiche poi si ripresentano, no? Dunque, quindi quello che produce è una invisibilità
molto spesso delle persone bisessuali. Ultimamente stavo leggendo un libro di un attivista israeliano, un attivista bisessuale, che sottolineava proprio questo, come le categorie che si utilizzano spesso per leggere la bisessualità sono delle categorie che da un certo punto di vista anche nei bisessuali stessi non favoriscono la presa di consapevolezza del proprio orientamento sessuale, perché c'è anche un po' un mito, per esempio, che la persona bisessuale debba provare attrazione contestualmente per entrambi i generi, sia da un punto di vista sessuale, sia da un punto di vista affettivo. In realtà l'orientamento sessuale molto spesso è, diciamo, estremamente più complesso, per cui ci possono essere persone bisessuali che, per esempio, hanno un'attrazione sessuale, più sessuale verso un genere, più affettiva verso un altro genere, o il proprio orientamento può anche prevedere delle fasi, delle alternanze, per cui insomma il discorso è molto più complesso. All'interno poi della stessa comunità bisessuale il discorso, diciamo, sulla questione delle preferenze sessuali e del binarismo si è fatto ancora più complesso, perché alcuni bisessuali sono arrivati anche a rimettere in discussione queste etichette, perché per esempio esistono persone bisessuali che, a cui sta stretta questa definizione, da essi vista anche come sostanzialmente binaria ancora una volta, perché esistono persone per esempio che hanno un'attrazione sì verso maschi e femmine, ma anche verso persone intersessuali, per esempio, o verso persone transgender. E quindi si sono fatti avanti anche, diciamo, delle definizioni identitarie un po' più articolate, come per esempio la definizione di pansessualità o di polisessualità. Alcuni attivisti, per esempio, si definiscono bisessuali non binari. Quando parliamo di pansessualità facciamo riferimento a persone appunto che hanno un'attrazione non legata al, diciamo, al sesso dell'altro, ma persone che si innamorano, diciamo, delle altre persone, della persona in sé, quindi indipendentemente dai connotati sessuali. Da questo punto di vista, diciamo che un altro aspetto interessante, quello a cui accennava prima il professore, è rappresentato sicuramente dalle persone intersex. No, le persone intersessuali sono delle persone che presentano caratteri sessuali di entrambi i sessi, possono essere caratteri primari, caratteri secondari, comunque, diciamo, presentano caratteristiche di entrambi i sessi e appunto nella nostra cultura binaria quello che si fa molto spesso è intervenire dal punto di vista chirurgico su queste persone per incasellarle all'interno di quelle che sono le identità disponibili, quindi identità maschile, identità femminile. Quello che si è prodotto in alcuni casi, per esempio, è che alcune di queste persone che sono state attribuite a un sesso, diciamo, tra virgolette, d'ufficio, quando ancora erano piccole e quindi non potevano autodeterminarsi, è stato per esempio che alcune persone poi non si riconoscessero nel sesso che gli era stato attribuito, no? Per cui si è creato tutto un dibattito attorno a questa tematica in cui si porta avanti la questione appunto della libertà di scelta e quindi la volontà di, diciamo, sospendere le decisioni su queste soggettività e di fare in modo che queste persone possano poi da adulti eventualmente decidere che cosa vogliono fare anche del proprio corpo, eventualmente anche di persistere nella intersessualità, perché la volontà di molti gruppi è anche quella di passare a una lettura che non sia più unicamente patologizzante verso questa condizione, no? Se si arriva ad accettare, come è stato fatto anche, anche questo si accennava prima, per esempio che in Germania è stato introdotto tramite una sentenza, se non ricordo male, è stata introdotta la categoria del sesso, diciamo, neutro, no? Una terza variabile possibile affinché appunto questi bambini possano poi, una volta diventati più grandi, autodeterminarsi e scegliere senza dover essere incasellati.
E un altro esempio da questo punto di vista invece di identità non binarie è rappresentato dal transgenderismo. Faccio una piccola postilla. Di solito quando parliamo di persone transessuali parliamo di persone che, diciamo, vogliono transitare, vogliono operare una transizione, per cui fanno le cure ormonali, fanno le rettifiche anche attraverso le operazioni. Transgenderismo in generale, perché poi sono termini a volte anche un po' di difficile esplicazione, transgenderismo invece molto spesso ha a che fare con persone che per svariate ragioni possono decidere anche di non operarsi, per esempio, ma di voler vivere in conformità al genere che sentono a loro più conforme, o anche di avere, diciamo, un genere più fluido da un certo punto di vista. Per cui diciamo che queste persone, le persone transgender, sperimentano su loro stesse tutti quelli che sono i pregiudizi binari della nostra società, perché per esempio una delle cose che è richiesta nel nostro paese per poter modificare il nome è appunto la sterilizzazione. Dico la sterilizzazione perché molto spesso, e non semplicemente la rettifica genitale, perché molto spesso anche l'operazione di rettifica genitale, diciamo, non è detto che si possa fare, nel senso che le tecnologie anche mediche, soprattutto per quanto riguarda la compagine F2M, non sono così sviluppate, quindi molto spesso le persone scelgono anche di non operarsi e quindi di non farsi ricostruire un fallo tramite un'operazione, perché molto spesso questa cosa è estremamente difficile e i risultati poi che si ottengono non sono così soddisfacenti. Allora, quello che viene richiesto affinché si possa cambiare nome all'anagrafe è la sterilizzazione di questi soggetti, per cui la battaglia che si è portata avanti è quella di permettere anche un cambio di nome senza necessariamente dover passare per questa pratica. In Italia ci sono delle sentenze che vanno in questa direzione, perché abbiamo avuto appunto varie sentenze che hanno permesso ad alcune persone di cambiare il proprio nome, anche se questa cosa poi non è stata recepita a livello legislativo, per cui attualmente non c'è un percorso, diciamo, legislativo che agevoli le persone transgender, ma insomma bisogna fare riferimento alla magistratura, che è molto dispendioso, molto difficile e anche costoso, insomma. Diciamo che le persone transgender, più di altre, sperimentano sicuramente tutta una serie anche di discriminazioni. Alcune discriminazioni sono, le potremmo definire, dirette, nel senso che sono più palesi. Allora, per esempio, il fatto di non assumere una persona transgender sul posto di lavoro proprio in virtù della propria identità è chiaramente una discriminazione diretta di cui tutti quanti ci rendiamo conto. Altre però sono indirette, nel senso che non necessariamente sono legate a un voler ledere quella persona, un voler discriminare quella persona, ma fanno parte proprio di una visione culturale che non è, attenta a queste cose, che rientra appunto in quella logica binaria. Quindi, per esempio, tutti voi ricorderete il caso di Vladimir Luxuria, no? Che quando stava in Parlamento venne contestata per l'utilizzo dei bagni, perché insomma voleva utilizzare il bagno delle donne, ma un'altra parlamentare di Forza Italia si oppose a questa richiesta. E questo, per esempio, è un caso di discriminazione delle persone transgender, nel senso che adesso non penso che ci sia una volontà deliberata di dire le persone transgender devono essere discriminate perché sono un pericolo per la società, però di fatto, diciamo, anche nel non pensare a questa eventualità, no? Per cui al fatto che una persona possa trovarsi in imbarazzo
nel dover utilizzare i servizi igienici, qui si manifesta appunto quella lettura binaria e quindi tutte le discriminazioni indirette a cui si va incontro. Per esempio, recentemente, anche durante le elezioni, molti di voi ricorderanno che si impose questa regola, insomma, abbastanza bizzarra di dividere le file per maschi e femmine. E questa cosa sicuramente può aver messo in imbarazzo molte persone transgender, no? Ma direi ancora di più, io ho anche degli amici transgender e molto spesso vivo proprio queste esperienze discriminatorie in maniera indiretta. E anche il fatto, per esempio, che una persona transgender non possa andare sul posto di lavoro, che ne so, con le unghie smaltate, piuttosto che mettere il rossetto, no? E quindi in qualche modo debba rientrare in un canone che sì, è un canone a cui tutti siamo sottoposti, ma che per alcune persone ovviamente risulta essere molto più doloroso, perché se io non posso mettere il rossetto, tutto sommato, diciamo, non è una cosa che mi cambia tanto, però per altre persone magari questa cosa rappresenta in termini simbolici anche un'affermazione identitaria. E invece molto spesso quello che è richiesto a queste persone è quello di spogliarsi delle proprie abitudini, spogliarsi della propria diciamo volontà e quindi anche di quello che in fondo li fa stare bene, per adeguarsi e rientrare in un canone di lavoratore così come è stato costruito in base a un modello appunto binario. Dunque, niente, tutto qua. Volevo soltanto aggiungere un'altra cosa che ha a che fare appunto con lo stesso acronimo LGBT. Di solito quando noi parliamo di studi LGBT, di attivismo LGBT, tendiamo appunto a fermarci a quella T, nel senso che anche all'interno della comunità evidentemente esistono delle dinamiche di potere, esistono dei gruppi che ovviamente hanno più potere simbolico e sono più rappresentati anche, no? Sia all'interno del movimento sia verso l'esterno, e quindi queste identità come gli intersessuali, come le persone transgender e quant'altro molto spesso fanno fatica ad emergere sia nella comunità sia nella comunità più allargata, quindi verso l'esterno. E questo sicuramente è un problema a cui in parte si è cercato di ovviare, nel senso che anche ArciGay, che è la maggiore associazione LGBTQIA italiana, ha cercato di portare avanti per esempio la questione del cambio di nome, no? Anche in assenza di rettifica genitale, però effettivamente rimangono tuttora delle tematiche secondarie, nel senso che diciamo, la priorità rimane quella del matrimonio egualitario, insomma, molte tematiche sono ancora trattate in termini appunto secondari, per cui anche su questo bisogna probabilmente mettere a punto delle strategie per rappresentare meglio questi gruppi, diciamo, purtroppo ancora marginalizzati. Grazie. Prima era aperto, diciamo, l'altra tematica, perché ha detto ci sistema LGBTIQA. Ecco, siamo arrivati là, quindi introduco Marco Armento dalla Riforma Fondatori dei Temi Sessuali Italiani, il quale appunto ci parlerà della sessualità e delle risorse economiche. Voi che state uscendo, sapete cos'è la sessualità? Vi ho colto in... Sì. Ti hanno fregato. Cos'è? Quando qualcuno prova interesse a livello sessuale soltanto se c'è amore o... No. No? Allora... non provare attrazione sessuale verso nessun genere. Comunque adesso spiegherò. Comunque potete andare. Ciao. Allora, io parlerò del... Siamo rimasti pochi intimi, però pochi ma buoni, diciamo. Parlerò della sessualità, la sessualità e le sue sfumature. Ho detto cos'è la sessualità, cioè non provare attrazione sessuale verso nessun genere. Voi direte, come si fa a non provare attrazione sessuale? Sì, esistono anche queste persone. La sessualità, diciamo,
il movimento Asex è un movimento recente, è stato fondato Ave in Italia, è stato fondato nel 2005, dopo che era stato fondato la Aven a livello americano nel 2001 da David Jay. Comunque la sessualità comprende anche demisessualità e asessualità grigia, cioè i grey sessuali. La sessualità grigia, cioè coloro che provano attrazione sessuale raramente, i demisessuali, coloro che provano attrazione sessuale solo se c'è un forte legame emotivo. Nei media siamo stati ultimamente alle Iene con un servizio, devo dire, anche ben fatto, tutto sommato, per essere le Iene, quindi questo servizio raccontava la storia di due asessuali, Ambra e Andrea, che hanno fatto coming out pubblico con questo servizio televisivo. E quindi si è iniziato a parlare anche di asessualità a livello di media. La sessualità ha un trascorso nel tempo molto, molto travagliato, ma anche costellato di personaggi molto famosi. Si pensa che siano stati asessuali Isaac Newton, Nikola Tesla, Immanuel Kant, Emily Bronte, nei romanzi di fantasia anche Sherlock Holmes e nelle serie TV Sheldon Cooper. Io mi vorrei soffermare più che altro su dove nasce la sessualità, come si espande e quando partecipa ai primi Pride. Allora, nasce nel 2001 questo movimento in America, appunto, fondato da David Jay, che fonda la piattaforma, il forum Aven. Aven sta per Asexual Visibility and Education Network. Poi viene fondato anche in Italia le varie sezioni nel 2005. Aven partecipa ai primi Pride nel 2008 a San Francisco, nel 2015 partecipa al Pride di Milano e nel 2017 anche al Pride Cosentino, all'ultimo Calabre Pride. Il movimento Asex rivendica tutto sommato le cose che vengono rivendicate dalle realtà femministe e visto che 6 sessuali su 10 hanno come sesso biologico assegnato quello femminile. E poi rivendicano anche le adozioni per i single, il fatto di poter vivere la propria vita normalmente, uso un termine improprio, normale, senza medicalizzazione, senza una patologizzazione della sessualità, che è diversa dal disturbo ipoattivo di sessualità, che, come possono confermare i due illustri ospiti, Paolo Valerio e Antonella Palmitesta, è un'altra cosa rispetto alla sessualità. Poi c'è una differenza radicale tra asessualità e gli asessuati. Gli asessuati sono praticamente quelli che non hanno organi genitali. La sessualità è un orientamento sessuale come tutti gli altri, e che ha anzi una doppia sfaccettatura, l'orientamento sessuale e l'orientamento romantico. Grazie alla sessualità si è venuta a creare questa sfaccettatura della stessa medaglia. L'orientamento romantico praticamente consiste a chi si affeziona a livello emotivo una persona. Proprio parlo in maniera spicciola, proprio per farmi capire.
l'orientamento sessuale invece da chi è attratto sessualmente quella persona. Vorrei fare un breve accenno su un'altra tematica che non è stata citata, la cosiddetta teoria gender o ideologia gender. Siamo nel 2018 e ancora c'è gente che va dietro a Santoni o persone illustrissime, come si osano definire, che continuano a combattere contro la comunità LGBT e contro i diritti della stessa comunità. Questo è uno sfogo che faccio, per non so quale interesse personale. Posso pensare, posso dire vari nomi come Adinolfi, Povia, Fusaro, filosofo dalle mille sfaccettature, oserei dire. Non ho paura a dire i nomi proprio. L'ideologia gender come nasce? Come nasce questo mito? Questo mito nasce dall'Opus Dei, negli ambienti dell'Opus Dei negli anni 90. E si viene a creare questo falso mito per cui la società deve essere patriarcale, con una propria identità, che tutte le altre identità di genere, identità sessuali, non devono essere per nulla trattate o comunque fatte circolare, perché nuociono gravemente alla società. Questa teoria è paradossale e io la denuncio pubblicamente questa teoria paradossale. Poi mi vorrei soffermare sulle elezioni politiche del 2018. Molte formazioni, soprattutto di sinistra, paventavano un programma sui diritti LGBTQIA, ma molto poche erano le formazioni che veramente avevano un programma serio su questi diritti. E siamo usciti, possiamo dirlo, la comunità LGBT è uscita, diciamo, con le ossa rotte da queste elezioni politiche, perché il futuro non è roseo e sicuramente non si può dire che queste elezioni siano andate a vantaggio della comunità LGBT. Comunque, detto questo, concludo, scusate lo sfogo, grazie a tutti. Perfetto, io vi ringrazio Marco, e adesso passo la parola a un altro Marco, Marco Marchese, dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Prego. Ecco, il mio compito in realtà è soltanto quello di aprire il dibattito. Io vi porto i saluti dall'Associazione Radicale Certi Diritti, dall'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità, che è un organismo che è nato fra Associazione Radicale Certi Diritti e la Camera del Lavoro, quindi la CGL confederale di Catanzaro. Sono state dette tantissime cose molto interessanti e assolutamente importanti, alla luce anche di un dibattito sui diritti civili che in Italia si è spento, quindi è assolutamente necessario moltiplicare le iniziative di dibattito, di parola, di stimolo verso, diciamo, una politica che dopo l'approvazione della legge sull'unione civile praticamente è un dibattito che è morto, che si è spento. E quindi, come si dice, l'unica speranza che resta è quella dell'associazionismo italiano, che possa rianimare questo dibattito, perché ci sono tantissimi problemi aperti. Cioè, la legge sull'unione civile è assolutamente inadeguata. Se noi pensiamo che, insomma,
partendo dalla legge sull'omotrasfobia, passando dalla stepchild adoption, attraversando il discorso delle adozioni, possiamo aggiungere la gestazione per altri e appunto la lotta, riprendendo tutto l'intervento di Antonella, agli stereotipi, dove una parte importantissima potrebbero farlo gli enti locali, in buona sostanza, tutto questo si è spento con il rischio anzi di fare dei passi indietro come sono stati annunciati nella campagna elettorale. Quindi se qualcuno di voi ha delle domande da porre è il benvenuto, questo è il momento per farlo, scusate se siamo andati un po' lunghi perché insomma l'ora si è fatta tarda. Secondo te qual sarà il destino della bambina con il pisello che abbiamo visto nel video? Perché in realtà come molti ragazzi il video, da una parte no, che si siete maschi e sinistre figli, e poi no, lo vediamo così felice. Sarà davvero felice in futuro? Che succederà? Perché in fondo questo dobbiamo interrogarci su questo, no? E credo che tutto quello di cui stiamo parlando in qualche modo, e anche il discorso che portò prima Ivan sul binarismo, è, cioè come dire, finché abbiamo dei contesti nei quali non abbiamo altre possibilità che quelle che ci sono date, e se non cambia qualcosa nella cultura della società, certamente quel piccolo bambino, bambina, perché lui si sente bambina, la madre lo accoglie, ma quando andrà all'asilo nido, quando inizierà a giocare con gli altri maschietti e femminucce, quando andrà a fare la doccia o dovrà andare a cambiarsi nello spogliatoio, o quando finalmente si innamorerà. Non so se avete visto il film Boys Don't Cry, no? Un film tremendo, perché no, alla fine la persona transgender viene addirittura violentata e uccisa, o penso XXY, no, dove si parla di nuovo di una situazione di la violenza fatta dal gruppo di amici, insomma, / nemici, verrebbe dire, nel momento in cui espongono la persona a scherno e a violenza. Allora, come dire, quanto in realtà se le cose non cambiano nella società, e certo allora stigmi e pregiudizi porteranno dubbi mentali, porteranno sofferenza e ci confronteremo con problemi. E perché noi a Napoli abbiamo una gender clinic e seguiamo tra adolescenti e bambini 150 bambine e famiglie, e non è facile per questi ragazzi vivere serenamente la loro condizione. Quindi quanto è importante che i contesti modificano, che gli atenei modificano, che le regole elettorali modificano, cioè nel momento in cui vai a fare a votare, no, non ci sono soltanto due MF o che ti sia consentito di fare. Proprio chiedere a loro qual è il destino di questa bambina secondo voi? Prego. Penso che no, forse è meglio che perché c'è la registrazione, così facciamo un attimo solo. Allora, penso che accenderti un po' così. Ok. Innanzitutto sia una cosa che debba essere divisa per percentuali, nel senso che ci sono persone che in modo relativo giustamente riescono a imporsi con i loro modi all'interno della società. Però e anche appunto il fatto della mentalità di civile. Io ricordo un'esperienza molto positiva al riguardo. E 5 anni fa circa ho avuto modo di poter insomma, andare in vacanza in Canada, e lì anche da molto tempo già posso dire che sono molto avanti al riguardo. Le persone si sentono anche, tra virgolette, hanno i loro spazi, non si sentono integrate. Esatto, c'è una sorta, c'è un'integrazione molto ampia, e le persone non hanno paura di magari essere messe ai margini o tra virgolette di essere servite in molte situazioni, come anche ha potuto il professore Valerio ha descritto come possono essere situazioni particolari. Dunque penso che dovrebbe
sia una situazione nella maggior parte dovuta a, secondo me, una come posso dire, una siamo mentalmente, c'è una mentalità inadeguata per quelli che sono i tempi, per quelli che dovrebbero essere i diritti di tutte le persone. E ancora invece, giustamente, siamo relegati ad alcuni schemi che sono, secondo me, obsoleti rispetto a quella che è la società odierna. Cioè, secondo me, questa qui penso sia la situazione a riguardo. Sì. Io anche una domanda. Prego. Se non ci sono, c'è qualche altro pensiero rispetto a quello che ha detto questo Valerio? Io ho una domanda per una famendola. Ripetevo mentre facevo il tuo intervento, noi sappiamo benissimo delle cose che ripetiamo spesso anche quando incontriamo le famiglie nel nostro lavoro, è che se un ragazzo di colore qui è vista come una minoranza, anche la persona omosessuale è vista come una minoranza, però la differenza è che quel bambino di colore avrà l'appoggio della famiglia, invece la persona omosessuale alcune volte è sotto, forse spesso, ha una chiusura da parte della famiglia, una non accettazione o comunque una difficoltà. Restando sull'orientamento sessuale, quindi non sull'identità di genere, volevo chiedere invece, al momento in cui una persona sessuale fa coming out a casa, com'è l'accoglienza o la non accoglienza da parte delle famiglie? La stessa, identica. La stessa identica. Cioè, praticamente il comportamento dei miei genitori è stato identico a quello di molti altri genitori, di molte altre persone, magari omosessuali, lesbiche, bisex o transgender. È stato il comportamento di più che rassegnazione, diciamo, delusione nel fatto di non avere un figlio magari eterosessuale che può portare a casa la ragazza e può procreare per fargli dei nipotini. Diciamo che questo è il sentimento, una non accettazione che si ripercuote in una delusione. Almeno così l'ho percepita io rispetto alla reazione dei miei genitori. Perché qua, cioè, apriamo un qualcosa di molto interessante, sarebbe bello approfondirlo poi, no? Perché noi sappiamo benissimo che esiste una omofobia sociale, ma esiste anche un qualcosa che è l'omofobia interiorizzata, che spesso la persona stessa omosessuale all'inizio vive. Quindi sarebbe interessante, chissà, un domani magari iniziare a parlare anche di asessualità interiorizzata. Come fobia, Ace, penso. Ok. Quindi c'è questo vissuto, me lo confermi? Sì. Ti chiedo perché comunque sei un testimone veramente privilegiato in questo momento. Grazie. Io direi anche, visto che Marco qui è anche molto generoso, cioè, in qualche modo, come persona lì, uno può immaginarsi poi il travaglio, no? Cioè, se mi passa una persona lì, in culo, lesbica, o anche attraverso le narrazioni transgender, dal momento in cui cominciano a sentire proprio qualcosa che sentono atipico rispetto agli altri. Ecco, la domanda che ti farò è, no, come sei arrivato tu a sentire e scoprire tutto questo, insomma, no? Perché ti chiedo questo? Perché dal mio punto di vista quello che è importante è soprattutto che tu abbia ora trovato un'associazione, no? Che ti consenta di identificarti, ma divenga anche un punto di riferimento. Perché quello che la ricerca scientifica ha dimostrato è che uno dei fattori importanti per combattere lo stigma e aiutare le persone a stare un po' meglio è la possibilità di potersi rivolgere all'associazionismo, no? Individuare persone con le quali
fare lo stesso discorso, sentirsi riconosciuti, non sentirsi strani, malati, diversi, è un fattore di resilienza molto importante. Quindi certi diritti, gay, arcigay, arcilesbica o l'associazione di cui tu parlavi, hanno anche questa funzione sociale. Tutti quei ragazzi e ragazze vivono isolati, da soli, e invece hanno la possibilità di... E poi mi chiedevo, come ti sei reso conto di essere asessuale, no? Per esempio, se tu mi posso consentire questa domanda. Sì, insomma. Sì. Niente, praticamente con la maggiore età ho preso consapevolezza che il sesso non mi interessava, non provavo questa attrazione verso nessun genere, quindi né donne, né uomini, né maschi, femmine, per, riprendendo sesso biologico il ruolo di genere, cioè né intersessuale, né transgender, né pansessuali, né bisessuali, non mi interessava nessuno di queste categorie, di queste comunità di persone. E quindi poi vabbè, ho provato anche col porno a cercare di stimolare la mia fantasia magari erotica, la mia attrazione verso le persone, verso il sesso, però non mi scaturiva niente. Cioè, a livello fisiologico funzionava tutto, però a livello di attrazione sessuale non mi scaturiva niente. È semplicemente questo. Con la maggiore età ho preso consapevolezza di essere così. Un bel giorno ho cercato su internet, ho trovato questa bellissima parola che mi ha aperto un mondo e mi ha fatto sentire finalmente a casa. Grazie. Siccome diciamo i tempi sono stati molto lunghi, è stato molto interessante questo incontro che avete organizzato voi dell'associazione Sogno. Posso ringraziare? Ah sì, stavo facendo io. Ringrazio tutti i membri dell'associazione Sogno, chi è presente, chi non è presente, chi comunque ha contribuito ad organizzare questo incontro. Loro sono sempre stati disponibili su queste tematiche, ne devo darne atto a loro. E volevo ringraziare il collettivo sessuale Carlo Di Buoi per la possibilità che mi ha dato di parlare, anche questa associazione ringrazio perché come diceva il prof. Valerio, è un punto di riferimento. Avere un punto di riferimento può far nascere un qualcosa, può radicare una consapevolezza che magari prima non c'era. Grazie. Grazie ancora, vi potete contattare ovviamente i relatori, può cercarli su Facebook, quindi Paolo Valerio, Antonella Ballitesta, Marco Marchese, Ivano Enrico e ovviamente Marco Amendola. Grazie ancora. Grazie a Riccardo per aver moderato. Grazie a Riccardo Cristiano. Grazie a voi e niente, buon proseguimento, buona giornata. Grazie.